Vai, Elio. No, 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 no,
strike. Non gli strike, non voglio. Hai capito? Quindi era già amministrato, ha governato la Toscana, una cosa meravigliosa, capito? Allora sì che era democrazia, non oggi. Oggi non è democrazia, bisogna trovarci un nome che io non so definirlo, come, non so dirlo, non so inventarlo, non è di certo democrazia. Leopoldo. Sì, Leopoldo III è stato qua a Matrignano. Ha portato i soldi per fare il cimitero, e ancora perché era venuto un regolamento che i morti non venissero più seppelliti nelle chiese, perché venivano delle cose, delle epidemie, dei malati, capito? E allora, a porta di soldi, ha fatto il cimitero del Castello di Matrignano. E più ha dato, è stato ricevuto dalla popolazione benissimo, stendevano sulle stradine diciamo, coperte, fiori, hai capito? È stato accettato molto bene dalla popolazione di Matrignano. Gli ha dato anche un regalo alla chiesetta di Tranci che fosse aggiustata, diciamo che è abbellita. Ma Ilio, sa sentire il dolce che fai te? No, non è un dolce, è una torta salata. Me ne parli un po' di questa torta? Adesso no, te lo scrivo, poi te lo scrivo. Ma è una torta, cioè gli ingredienti me li hai detti prima? Gli ingredienti te l'ho detti tutti. Dimmi un po'. Poi bisogna metterci, diciamo così, quello che hai nei campi, hai capito? Dimmi un po'. Può variare un pochettino da una stagione all'altra. Dimmi un po' gli ingredienti, cipollini e cose. No, i pori. I pori? La zucca gialla. Zucca gialla? Senza quella non si può fare. Poi prendi le erbe spontanee, quelle diciamo buone, che si trovano nelle rive dei campi. Il poro, l'ho detto? Poro. Poro, burragina. Com'è? Borragina. Sì, tanta borragina ci vuole. Poi? E poi formaggi, uova, formaggi di due qualità, pecorino e parmigiano. Se non trovi proprio il pecorino, trovi il sardo, trovi insomma un similare, no? E poi uova e va bene, fai la sfoglia. Sfoglia. Fai cuocere tutto un tegame e la stendi poi sulla sfoglia ed è fatta. Ci vuole un po' di lievito? No, niente lievito. Niente lievito? Niente lievito. Acqua? Acqua, man mano che cuoce. Man mano che cuoce. Aggiungi. E farina non ce ne vuole? Ma farina io la metto un pochettino. Metto un po' di farina di Gran Turco per asciugare quel pizzico di acqua e pane grattugiato. Per asciugare l'impasto praticamente. E viene fuori una torta? Una torta salata che si chiama sterpada. Sterpada. Tipica della Lunigiana. Ok. Grazie Ilio. Prego.